In Paper Mario, il portale millenario, ci sono tantissime curiosità e riferimenti sparsi in tutti i capitoli del gioco. Alcuni si possono scoprire grazie a dei dialoghi, altri semplicemente esplorando. In questo video ne ho raccolti ben 15 e ora li andiamo a scoprire insieme, partendo proprio dall'inizio del gioco. Nella casa di Mario e Luigi sono presenti numerosi riferimenti e dettagli. Partiamo da quello che reputo il migliore. Su questo comò possiamo ammirare un quadruccio con una foto che raffigura i compagni di Paper Mario 64. Ricordi tutti i nomi? Gumbario, Cooper, Bombette, Cupostino, Lady Boo, Vat, Sushi e Lucky Lester. Alcuni oggetti presenti in casa hanno il colore rosso e verde, in puro stile Mario e Luigi. Qui ci sono due tazzine con due tovagliette. Sullo scaffale troviamo due tazze e due barattoli che contengono qualche succo strano. Due spazzolini sopra il comò. Ma scusate, non hanno un bagno in casa? E infine, qui in basso, due vasi o presunti tali, visto che non si vedono molto bene. All'inizio del filmato, Cupostino consegna la lettera della principessa Peach a Mario e Luigi. Questo è uno degli alleati in Paper Mario 64, che abbiamo già ammirato in precedenza nella foto ricordo, e che è riuscito a fare una breve apparizione nel gioco. Non sarà l'unico, ma per adesso non anticipo nulla. È un segreto. Anche la mappa del primo Paper Mario è esposta come quadro in casa di Mario e Luigi, dietro il quadruccio con tutti i compagni. Nel remake i personaggi ricevono tutti il loro tradizionale verso o effetto sonoro mentre parlano a Mario. Ecco un po' di esempi. Questo dettaglio non c'era nell'originale. Davvero tanta roba. L'animazione di Mario quando usa il martello è stata migliorata rispetto all'originale. E ora le animazioni si avvicinano molto di più a quelle viste già in Paper Mario The Origami King. I personaggi, i compagni e i nemici hanno tutti nuove espressioni facciali durante i dialoghi. Quelli più importanti hanno anche ricevuto il lato posteriore, come ad esempio gli alleati di Mario, oppure gli NPC più rilevanti. E poi c'è il professor Goombastein, con le sue animazioni. Mario può martellare ripetutamente tutti i personaggi che gli capitano a tiro, così, per divertimento. Basta premere il pulsante B e il gioco è fatto. Non siate troppo crudeli con questi poveri NPC. Al massimo fatelo su quelli più inutili, tipo i Toad. No, no, non è vero. Sto scherzando. Ti sei dimenticato di salvare la partita da quando hai iniziato? Ci pensa Goombella! Durante le prime fasi di gioco ci ricorda gentilmente che Mario può salvare la partita, colpendo il blocco salvataggio. Nella prima battaglia contro Fustighino a Fannullopoli ci si può già difendere, contrattaccare e usare le mosse con stile, premendo i tasti al momento giusto. Questo non puoi saperlo se lo stai giocando per la prima volta. I temerari potrebbero premere pulsanti a caso in qualsiasi momento e scoprire così questi dettagli. Tutto è concesso. Subito dopo aver raggiunto l'area est di Fannullopoli, Mario subisce un furto di monete da questo furfo. Lo stesso furfo si andrà poi a nascondere in una baracca alle spalle del centro città di Fannullopoli. Qui, nella versione originale giapponese, si poteva notare un dettaglio quasi macabro: la sagoma di quello che sembra essere un corpo. Nelle altre versioni, così come nel remake, questo dettaglio è stato censurato. Nella casa del professor Goombastein ci sono alcune interessanti curiosità. Se facciamo uno zoom sulla parte destra, troviamo quattro simboli particolari che raffigurano un sole, una luna, una creaturina, che altro non è che un fufino, e una stella. Questi simboli li rivedremo nel capitolo 2. A fianco troviamo una foto sbiadita di Goombastein, fotografato insieme ad un vecchio treno. Questo è molto probabilmente il primo
l'ultimo modello del Fasto Express, che si può trovare nell'area ovest di Fannullopoli. Se usiamo Goombella per farci dare la descrizione del professor Goombastein, scopriamo che anche il famoso archeologo, il professor Jones, è un suo allievo. Già, ma chi è questo Jones? In realtà il suo vero nome è Charles ed è l'archeologo Koopa che incontriamo più e più volte in Paper Mario 64, ma che qui viene erroneamente chiamato da Goombella professor Jones. Forse per accentuare l'ispirazione ad Indiana Jones o in alternativa come semplice errore di traduzione. In questo remake c'è un nuovo personaggio, il maestro di lotta. È un Todd, ma si fa chiamare così. Ti insegnerà i segreti della lotta e ti darà approfondimenti sulle tecniche con stile, il funzionamento delle battaglie, consigli utili sugli alleati e tanto altro ancora. Man mano che proseguiremo nella storia, avrà sempre più suggerimenti da condividerci, quindi ti consiglio di parlarci spesso. Puoi incontrarlo in tutti i luoghi più importanti del gioco. Sempre con il maestro di lotta puoi fare pratica con i comandi d'azione. Ti consiglio di farlo almeno una volta, perché questo è l'unico modo per ottenere la descrizione di un nemico che non incontrerai da nessun'altra parte. La sagoma del Goomba. No. Non sto scherzando, ci sono rimasto anch'io la prima volta, giuro. La voce della sagoma del Goomba può essere inserita nell'enciclopedia di Goombella, con tanto di statistiche e suggerimenti su come combatterla. Che dire, qui si sono davvero superati. E queste erano le 15 curiosità e dettagli presenti nella prima parte di Paper Mario, il portale millenario. Ricordati di iscriverti al canale per non perderti tutti gli altri video a tema su questo gioco. E scrivimi qua sotto nei commenti se hai trovato altre curiosità interessanti da portare in un nuovo video. Noi ci vediamo in un prossimo appuntamento. Ciao!